Max Biaggi è single dopo Bianca Azzei, la nuova fidanzata non è Michelle Carpente. Max Biaggi e Michelle Carpente non stanno insieme, parla il pilota. Nessuna relazione tra Max Biaggi e Michelle Carpente, a smentire il gossip degli ultimi giorni è stato lo stesso sportivo. Il pilota ha chiarito con un tweet di essere single dopo aver lasciato qualche mese fa la cantante Bianca Azzei. Biaggi, che è padre di due bambini avuti dall'ex Miss Italia Eleonora Pedron, ha chiarito che con Michelle c'è solo un'amicizia e nulla più. Come si evince dal breve annuncio di Biaggi, il centauro vuole dedicarsi in questo periodo più alla famiglia, che alle donne. Dunque, spazio ai bambini Ines e Leon, che oggi hanno 9 e 7 anni. Il tweet di Max Biaggi. In questi mesi ho sempre preferito il silenzio e per questo non ho mai replicato a tutte le inesattezze sulla mia vita. Parlo a coloro che spesso scrivono riguardo alle mie presunte fidanzate, sono felicemente single, e non ho relazioni con Michelle. Spazio alla mia famiglia. Grazie, ha scritto su Twitter Max Biaggi. Dopo aver lasciato senza un reale motivo Bianca Azzei, il pilota vuole dedicarsi ora ai figli avuti da Eleonora Pedron, con la quale ha mantenuto un rapporto d'affetto e stima dopo 10 anni insieme. Per amore di Max, la Pedron si è trasferita a vivere a Monte Carlo. Al momento pure la showgirl è single, è finita da qualche tempo la storia con Tommy Vee, con il quale c'è stato un colpo di fulmine la scorsa estate a Ibiza. Chi è Michelle Carpente? Max Biaggi ha smentito la presunta love story con Michelle Carpente, ma chi è quest'ultima? Si tratta di un'attrice 29enne, diventata famosa con il film Scusa ma ti chiamo amore accanto a Raoul Bova e Michela Quattrociò che interpretava il ruolo di Diletta, la migliore amica di Nicky. Successivamente si è divisa tra cinema e ficzione e ha recitato in Amore 14, Il peccato e la vergogna, L'onore e il rispetto, I medici. Ha alle spalle un divorzio con Lorenzo, sconosciuto al grande pubblico, dal quale ha avuto il figlio Daniele, che oggi ha 3 anni. Vuoi investire in Litecoin in Italia? Ecco cosa dovresti sapere. Compra subito. Il nuovo comparatore di voli che batte tutta la concorrenza. Voli economici da 19,95 euro. Stock di iPhone rimasti in magazzino, valore 619 euro in vendita a 59 euro. Scopri come ottenerne un. Snellire la pancia e diminuire il giro vita, grazie ai probiotici, 100% naturale. Probiotic Life. Hai perso la prima rottamazione cartelle Equitalia? Fai ancora in tempo. Rottamazione cartelle. Ecco quanto avresti guadagnato se avessi investito in Amazon anche solo 1000 euro. Guadagna con Amazon. Sponsorizzato da. Potrebbe interessarti Elena Morali e Paola Di Benedetto, all'Isola dei Famosi fanno piangere Bianca Azzei e Elena Morali fa il doppio gioco? Bianca Azzei l'accusa ma Paola Di Benedetto la difende e, che tempo, che fa lo stato sociale. Gianni Morandi, Stash, Max Biaggi, a domenica in Miss Italia 2017 Bianca Azzei e Filippo Nardi, nasce l'amore all'isola? Ultimi indizi e argomenti correlati, Bianca Azzei, Max Biaggi. Antonella Latilla clicca per commentare altro in news bacio tra Chiara Ferragni e Fedez. News Chiara Ferragni incinta, nuova ecografia di Leone, Fedez tira un sospiro di sollievo B. Antonella Latilla 26 febbraio 2018 Come sta Chiara Ferragni e il figlio dopo il problema della placenta invecchiata? Le ultime news. Bill Cosby e Cliff Robinson.
News Bill Cosby, morta la figlia Ensa a soli 44 anni. Di Admin 26 febbraio 2018 è morta Ensa Cosby, figlia dell'attore Bill, attore americano, protagonista del fortunato telefilm Robinson, a Raccontami intervista Ignazio Moser. News Ignazio Moser a Raccontami, Cecilia Rodriguez mi ha cambiato la vita. Di Antonella Latilla 26 febbraio 2018 Raccontami con Eleonore Casalegno. L'intervista a Ignazio Moser dopo Il Grande Fratello VIP in barba a Stefano Laudoni tronista Uomini e Donne. News Uomini e Donne, Stefano Laudoni tronista, lo sfogo dell'ex Valentina Vignali di Federica Petrucci 25 febbraio 2018 Uomini e Donne, Stefano Laudoni prossimo tronista? L'indiscrezione sui social e lo sfogo dell'ex Valentina Vignali Los Angeles Fedez e Chiara Ferragni. News Chiara Ferragni, problemi con la gravidanza, come stanno la fashion blogger e il bambino dopo l'ultima ecografia di Antonella Latilla 25 febbraio 2018 come sta Chiara Ferragni? News sui problemi con la gravidanza dopo l'annuncio di Fedez solo qualche Monica Leofreddi ospite a Porta. News Monica Leofreddi, ho avuto un tumore della pelle, mi è passata tutta la vita davanti di Fabio Traversa 24 febbraio 2018 Monica Leofreddi ha avuto un cancro ma per fortuna il suo è un esempio di buona l'ecografia di Chiara Ferragni. News Chiara Ferragni ha un problema con la gravidanza, parla Fedez, Leone non sta crescendo come dovrebbe di Antonella Latilla 24 febbraio 2018 che problemi ha Chiara Ferragni con la gravidanza, l'appello di Fedez ore di preoccupazione per Fedez Francesco Monte con Barbara Palombelli. Francesco Monte è un ragazzo timido e per bene, parola di Barbara Palombelli di Antonella Latilla 23 febbraio 2018 cosa ha detto Barbara Palombelli su Francesco Monte, che ha conosciuto grazie a Forum Tra Grande. Chiara Ferragni incinta, nuova ecografia di Leone, Fedez tira un sospiro di sollievo.